Ciao ragazze, allora oggi come potete vedere qui con me c'è Tomas e faremo il video che tanto mi avete richiesto, cioè il video in cui lui trucca me. E siccome, qui voglio fare una piccola parentesi, lui dice sempre, mi dà sempre consigli, ma perché oggi non ti sei messa il rossetto fucsia che hai, le unghie fucsia? Allora oggi lui sarà libero di esprimere la sua creatività e oggi finalmente sarà lui a truccare me, quindi vedremo il risultato. Naturalmente tu quanto sai di trucco? Zero. Ecco, perfetto, quindi vedremo un po' cosa ne uscirà, magari scopriremo che Tomas ha un talento nascosto e doveva fare il truccatore in realtà. E quindi siate buone con lui, che è la prima volta che si presta qua davanti alla videocamera. L'avete visto nei videoblog, però è la prima volta che si mette qua con me davanti alla videocamera nel mio studio, quindi logicamente un pochino sarà timido, no, non sei timido, però magari è un po' strano, quindi alla fin fine, insomma, siate buone con lui, non siate buone con me, diciamo così. Io gli ho già preparato tutto un ambaradan di trucchi per farvi capire, ok, e tanti, gli ho messo di tutto, dal correttore al rossetto, pennelli, mascara, cipri e fard terre, e vedremo che cosa ne viene fuori. Quindi iniziamo. Tu sapresti da dove iniziare? Cioè c'è questo, poi c'è questo, poi c'è questo. Io comincerei proprio con questo. Io provo. Allora, io per la mia incolumità mi legherò i capelli, almeno questo ciuffo, così non disturbiamo la tua arte. Tu sai cos'è quello che mi stai mettendo? Mascara. Come mascara? Quindi Tomas ha finito di applicare il mascara. Non odiarmi. Vai. Ok, adesso proseguiamo con cosa? Quindi abbiamo iniziato con il mascara. Poi qui hai questo, se vuoi. Qui hai questo. Continuiamo con gli occhi. Ah, ok. Cos'è questo? Tu devi usare tutto, io ti dico solo questo. Il disagio. Che tocco delicato, bravo. Allora, io vorrei fare i tuoi... racconta quello che hai fatto fino adesso. Fino adesso ho messo il mascara sulle tue guance. Sì. Stai nell'inquadratura. Anzi, su tutta la faccia. Su tutta la faccia? Ho messo il mascara. Perfetto. E adesso sto mettendo un po' di colore blu sugli tuoi occhi. Fantastico. Vai. Gira la testa un po' su di qua. Grazie. Bene. Sei soddisfatto? Abbastanza, però qua è un po' sporco il tutto. Vabbè, mai tutta sta roba qua. Sì. Cosa stai applicando adesso? Racconta ai nostri amici a casa cosa stai applicando. Adesso ti faccio il naso. Ok. Faccio il naso. Sì, purtroppo è tutto sporco di blu. Metterò ancora un po' di questo. Di mascara? Vai, fai col mascara. Fa vedere il mascara ai nostri amici a casa. Questo è. Ok. Tanto perché voi lo sappiate, ignoranti. Sto pitturando questo blu che è qua. Stai pitturando? Che non rimanga. Rimane in piedi. Beh, sai, il prossimo carnevale ho già trovato il mio truccatore. Cavolo, qua è tutto blu.
come si fa a pulire questa cosa blu? A parte che stai prelevando chili di questo mascara. Oddio, sto smerdando tutta la mano. Non è che sto imbiancando un muro, eh? Io voglio andare dal muratore. Questo cos'era? Questo è per fare il naso. Che scema, questo è per fare il naso. E questo? Applichiamo questo? Dobbiamo applicarlo, non puoi saltare uno step. Sto, diciamo, bagnando questo cuscino. Fai vedere il cuscino? Beh, ecco, più su, sì. Ecco, sta bagnando questo cuscino. Sì. Per applicarlo. Questi termini professional. Per applicarlo sulle sue guance. Ah, ok. Sempre con l'anno da muratore. Ah, ecco. Fantastico. Se n'è andato il blu? Cos'è? È andato via il blu? No, assolutamente no. Infatti vorrei impitolarti in qualche maniera. Però non ce la faccio. Tu vai, vai. Non so come fare. Devi esprimere la tua creatività come Picasso. Non sulla ho... fronte ho notato che non applichi nulla. Infatti non ho messo niente. Ok. Cos'era questo che abbiamo applicato? Non so. Tu come lo chiameresti? Polvere, non so. Polvere, ok. Abbiamo applicato il mascara, quello per fare il naso e la polvere, non so. Ora procediamo a... e poi abbiamo applicato anche... colori. I colori. Ok. A questo sotto. Sì, per pulirti. Ah, per pulirmi? Sì. Super. Mostra quello che stai facendo. Cosa stai facendo adesso? Sto applicando il colore bianco. Sì. Sulla tua faccia blu. Sulla tua faccia blu, grazie. Sui tuoi occhi blu, dai. Blu per il colore o blu perché me li hai sporcati tutti? Blu perché te li ho sporcati tutti. Ah, ecco. E hanno anche il colore blu. Hai fatto apposta. Quasi. Risalta. Sei soddisfatto? Tanto faccio ancora l'altro occhio. Vai. Mi prendi in giro, lo so. Però... aspetta che faccio. Vai, vai. Tu applichi tutto sulle guance. Sì, perché mi piace. Sono bella? Bellissima. Come le racconti bene. Giusto la fronte, non dimentichiamoci la terra sulla fronte che è importantissima. Sì, eh. Bene. Bravissimo. Adesso ti metto un rossetto. Allora, io vi faccio vedere i colori che gli ho preparato. Uno è questo viola bellissimo, pazzesco, elettrico. Ed è uno. Fammi vedere su una cosa. Ok, ok. Ben Sabina? Sì, sì. Bene. Poi c'è questo rosso. No, oggi no, è troppo rosso. Troppo rosso. Troppo rosso, sì. E se no abbiamo questo che è tipo un marrone scuro. Mi pare in mente di questo primo. Il primo quello che vuoi, vai. Il primo viola. Questo abbiamo appurato che è un rossetto. Come devo tenere le labbra? Chiudi le labbra, chiudile così, sì. Io do molta importanza al rossetto. Ah, meno male. Che
serio che sei. Racconta ai nostri amici a casa perché hai applicato questo colore. Ho applicato questo colore perché è molto simile al colore che hai sugli occhi sotto. Per quello ho fatto una... Sempre applicare lo stesso colore che abbiamo sugli occhi e sulle labbra. Questa è una regola del make-up. No, non è questa una regola. Questa regola, questo me lo sono detto io oggi di fare così. Ah, male. Ecco. E come ti sembra il risultato? Molto, molto vivo. Dai un nome a questo tuo capolavoro. Primavera. Fantastico, adesso non mi potrai mai più dare consigli sul trucco. Bene, ti sei divertito, spero. Certo. Spero di poter ancora qualche volta fare questa cosa qua. Bello, no? Spero di poter divertirmi ancora, sì. Bene, magari la prossima volta mi diverti. Ma tu ti senti proprio brutta, eh? Dai! Ti sei un bacio così, ti sporco tutto. No. Vabbè, salutiamo tutte le mie follower, spero che questo trucco vi sia piaciuto, spero che, dillo tu devi dire, spero che la mia creazione vi sia piaciuta, adesso sì, non fare il timido. Spero che la mia creazione vi sia piaciuta e che approviate anche voi. E che devi guardare là comunque. E che proviate anche voi questo modello. E questa tecnica di trucco nuova del 2016. Sì. Anzi è avanti, credo sia tipo 2020. 2017. Sì. E niente, è questo quanto. E diciamo che anche lei si sente molto bella. Sì, mi sento molto bella adesso, sì. Anzi, per dire come diciamo noi a Trieste, figa. Penso ovunque che si usi, non sono a Trieste. Penso, adesso scrivetemelo voi nei commenti, suppongo. E basta. Quindi un bacio a tutti quanti, forse la prossima volta sarò io a truccare lui, chi lo sa. Ciao!